giocheremo a casa del nostro avversario e vedremo se ci sarà qualche televisione italiana che la farà vedere. Allora io ringrazio. Ci sono le dichiarazioni di Griezmann. Vai Giuseppe, vai Giuseppe, se ce l'hai. Griezmann ha detto che Livita è entrato meglio in campo, conoscevano il prato, si fa per dire, conoscevano il campo e al Barça è costato molto ambientarsi e creare occasioni. Ha detto chiaramente che non hanno fatto praticamente un tiro in porta, è un nuovo sistema quello che stanno utilizzando con tre centrali e si devono abituare a questo nuovo sistema. Tutte le partite sono difficili da vincere e quindi piano piano cercheranno di prendere con fidenza anche con la nuova situazione. E sì, avete qualche altra dichiarazione? Perché ci abbiamo, prima di chiudere, voglio fare questa domanda che ci arriva da Giovanni Meleri, che ci chiede: non credete che il modulo improvvisato dipenda dalle assenze e dall'avversario e al Mestalla si torni a 4 Giusi in difesa, dice Giovanni? Diciamo che anche contro il Granada abbiamo visto una difesa abbastanza a 3. Contro il Valencia sicuramente torneremo, non so se torneremo a 4, perché comunque Kike Setién le fortune al Betis le ha fatte con la difesa a 3. Magari sicuramente col Valencia non giocheremo con Sergio Roberto e Jordi Alba difensori centrali, giocheremo con Piqué, uno tra l'Anglais e un Titi, e poi a questo punto viene da pensare Sergio Roberto, continuare con questa difesa abbastanza inedita ed improvvisata. Però comunque Setién le fortune al Betis le ha fatte con la difesa a 3 e dubito che adesso possa cambiare di punto in bianco, perché non è un allenatore da 4-3-3 e si sa quando un allenatore cerca di non uscire mai dalla sua zona di comfort. Kike Setién con la difesa a 3 è nella sua zona di comfort. Il problema è che noi non siamo predisposti per fare una difesa a 3. Prima di tutto abbiamo pochi centrali, ne abbiamo 3, quindi sono pochissimi, più uno del Barça B. Per fare la difesa a 3 ne deve avere almeno il doppio, deve avere almeno 6-7 centrali, non vorrei esagerare, però la Juventus ne ha tipo 7-8 e fa la difesa a 2. Quando faceva la difesa a 3 pure aveva 6 centrali, perché deve avere un ricambio per ogni centrale. Vedremo cosa succederà, però io penso che il modulo sarà questo, perché Kike Setién non è un allenatore da 4-3-3. Giuseppe? Sì, sono d'accordo, non è un modulo improvvisato, perché come dice giustamente Giusi, Setién lo conosce benissimo, col Betis, ha posato il Betis in Europa League con questo sistema. Quindi lui lo conosce benissimo. Certo, il Barça, i giocatori del Barça non sono abituati a questo, bisogna vedere. È preferibile che i giocatori si abituino alla difesa 3 che la sperimentazione invece arrivi da parte dell'area 3, che sarebbe più complicato. Benissimo. Spero quindi che giocheremo con la difesa 3 anche contro il Valencia. Ok, io rispondo a questa domanda di Giovanni Meleri, che la difesa 3 ci può stare, ma devi preparare il modulo, lo devi conoscere, lo devi preparare, ci vuole tempo, e sono d'accordo con Giusi, non abbiamo la rosa per farlo, l'abbiamo visto oggi, Junior Firpo, Sergi Roberto, comincia quando incontrerai attaccanti, attacchi e squadre completamente differenti, secondo me peneremo anche da quella parte, però per sopperire all'assenza del Charrua e per cercare di far coabitare Griezmann e Messi, è normale che però trovare un binario che è destra o sinistra, più con i nostri terzini come Jordi Alba o come anche insomma Semedo, anche se io continuo a dire e sono d'accordo con Giuseppe Ortu che il giocatore però non è migliorato per niente in questi anni e quindi bisogna fare anche una riflessione, sta di fatto che però riusciamo in fase di attacco a giocare meglio con questo modulo, non oggi però almeno nella partita contro il Granada. Bene, sono le 21:06, salutiamo Antonio Galletti da Bologna
che non ha, che ci sta ascoltando per l'ultima parte di questa trasmissione, che gli è arrivata oggi la maglia che gli ho preso io, quella quarta, quella con le strisce, con la maglia, con la bandiera, con la segniera, e quindi ha portato bene, se l'è messa, e guarda Giuseppe, perché lui se l'è fatta, l'ha voluta col 17 Griezmann, quindi Antò portasse bene sta maglietta, guarda Griezmann fa due gol a partita, noi siamo felicissimi, va bene. Allora, è detienda? Come? È detienda o è Match Warner? No, 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 è quella detienda, non è Match Warner, no, Match Warner, no, purtroppo quelle trattano altri, quella non ce le possiamo permettere. E detto questo, noi ringraziamo Giuseppe Orto e Giusy Zaffiro e ci sentiamo. Grazie a voi. Ci sentiamo con Giuseppe tra un'ora, con la Giusy più o meno tra una mezz'oretta, poi cominciamo la trasmissione classica parlando anche della partita di domenica, che è stata importante contro il Granada all'esordio di Quique Setién. Riparliamo anche della partita di oggi, approfondendo anche i commenti dei protagonisti, e poi ci lanciamo verso la partita importantissima contro il Valencia di sabato alle 16 al Mestalla. Un saluto a tutti, grazie di essere stati con noi. Noi ci sentiamo tra un'oretta qui sempre su Radio Roma Futura. Grazie a voi, a più tardi. Ciao ciao. A più tardi.